Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il direttore di Radio Maria dice delle parole incredibili. Lui che ha un ascolto di circa 1,5 milioni di persone ogni giorno. Diciamo che Radio Maria viene ascoltata da parecchie persone che la tengono praticamente accesa costantemente, quindi è una radio che ha un suo enorme, diciamo, seguito, non in testa al ranking delle emittenti italiane, ma conta su una comunità estremamente coesa e sparsa in 77 paesi nel mondo. Niente pubblicità e i finanziamenti arrivano solo da donazioni. Il direttore di Radio Maria dice proprio padre Livio Fanzaga, pronuncia delle parole e viene sotterrato dalle critiche perché sono delle affermazioni come minimo prive di qualunque tipo di fondamento. Dice che il Covid è praticamente, secondo lui, un progetto criminale delle elite mondiali per ridurci a zombie, a una dittatura sanitaria. In senso, si è rivelato una sorta di negazionista e anche complottista nello stesso momento. Quindi, affermazioni realmente prive di fondamento. Poi che la pandemia, lui dice che sia uscita da quel laboratorio di Wuhan, ormai non ci crede più nessuno. In realtà non sappiamo realmente l'origine di questa malattia. Il dato di fatto che c'è chi dice che viene sopravvalutata, chi sottovalutata, comunque c'è, su questo è assolutamente in dubbio. C'è questa malattia. Non si sa esattamente da dove venga, se è un qualcosa di trasmissione animale, uomo o un qualcosa di trasmissione, boh, progetti militari, chi lo sa? Non lo sappiamo. Il fatto sta di fatto che c'è. Che c'è. Che sia un progetto criminale delle elite mondiali, quella è una, secondo me, una cretinata immensa. Io sono contrario ai preti, i don che cercano di fare le star. Certamente viviamo in un mondo fatto di apparenza, di like, di visibilità, di condivisione in internet. E qui ci cascano dentro anche i religiosi, che sono uomini e donne come noi, ovviamente, e quindi anche loro vengono attirati dal vortice della visibilità. E così, anche loro devono dirla grossa per essere visibili. Qui non sappiamo se realmente questo don lo abbia fatto per visibilità o è proprio lui così, ma forse è proprio lui così perché già in passato era stato sospeso dall'ordine dei giornalisti per aver dichiarato questo, che adesso vi andrò poi a raccontare. Intanto, Radio Maria risulta al 17° posto tra i network nazionali, con un pubblico stimato di poco superiore al 1.400.000 persone giornaliere e 3.600.000 settimanali, solo in Italia, perché in realtà Radio Maria si propaga in 77 emittenti consorelle nel mondo. Certo c'è una capacità straordinaria di portare le parole di Padre Livio e del suo staff in ogni angolo d'Italia. Dove qualsiasi emittente perde il segnale, Radio Maria arriva lo stesso. Lo fa grazie a una fitta catena di ripetitori, possibilità che gli deriva dal suo status di radio comunitaria previsto dalla legge Mammì del 1990 e riguarda quelle emittenti non generaliste, ma al contrario che si rivolgono a un pubblico ben definito. Donazioni, niente pubblicità. Ma attenzione che le donazioni dei cattolici a Radio Maria sono ingenti, ingenti. Questo, la chiave del successo di Radio Maria è dal modello messo a punto negli anni 80 dall'industriale varesino Emanuele Ferrari. Infatti Radio Maria si trova nel Varesotto. Io ricordo che avevo un caro amico, che poi non è più diventato un caro amico, che lavorava lì come ingegnere tanti anni fa. Poi questo caro amico si è rivelato un grande invidioso. Purtroppo l'invidia, come questa epidemia, si diffonde in questa società. Vabbè,
non c'è un finanziamento pubblico, ma c'è un finanziamento del pubblico, quindi delle donazioni, perché è molto coesa l'identità di questa radio ed è molto fidelizzata. Intanto ha già avuto screzi con la Chiesa, questo direttore. Le parole pronunciate solo sull'ultimo episodio di una lunga serie, quelle sul Covid. Diciamo che è un nuovo modo di evangelizzazione, no? Questo ha spinto i predicatori dell'etere ad assumere posizioni molto rigide su tutti i temi sensibili, da un punto di vista etico, aborto, procreazione assistita, coppie omosessuali. Alcuni hanno dovuto prendere le distanze da questa radio, che diffonde da Erba, che è anche vicino praticamente Varese. Padre Livio è la voce, l'anima di questa radio. Non è nuovo a queste uscite. Quando la deputata della senatrice del PD, Monica Crinnà, festeggiava il traguardo sulle unioni civili, disse: questa qui mi sembra un po' la donna del capitolo 17 dell'Apocalisse, la Babilonia, insomma, adesso brinda a prosecco alla vittoria. Dice: signora, arriveranno anche i funerali, stia tranquillo, glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello. E praticamente gli ha detto: tranquilla che devi morire anche tu, gli aveva detto. E costò al religioso la sospensione di 6 mesi da parte dell'ordine dei giornalisti. E poi le sue posizioni contrarie all'evoluzione dei Darwin, dice, fanno ridere i polli perché tutte le ricerche scientifiche più aggiornate, più preparate e più serie ci dicono che l'uomo è apparso sulla Terra già uomo, non c'è nessun segno, nessuna dimostrazione, nessuna possibilità che pian piano la scimmia abbia imparato prima il bergamasco, poi l'italiano e poi l'inglese. Insomma, quindi secondo il padre, l'uomo è arrivato così, pum, è arrivato l'uomo sul pianeta. La teoria dell'evoluzione dalla scimmia, secondo lui, non esiste. Ma chi lo sa? Boh, non so. Secondo voi siamo praticamente delle scimmie evolute? Beh, io quando vado in giro in macchina e vedo gli altri guidare, ho realmente l'idea che deriviamo dalle scimmie, ma che non siamo poi così evoluti. No. O perlomeno non tutti si sono evoluti. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Siamo su Facebook, Instagram e l'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Arrivederci a tutti.